Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio primo video. Sono Danny e sono l'amministratore del gruppo Facebook dedicato alla Yamaha MT-09. Quindi, se anche voi avete questi tre cilindri, vi aspetto. In descrizione troverete i link per il gruppo su Facebook e la pagina su Instagram. Sono qui oggi perché ho ricevuto da Miv, che ringrazio, questo pacco e mi sembrava doveroso condividere con voi comunque il momento dell'apertura. La spiegazione di tutto quello che troveremo all'interno, tutte le fasi per il montaggio ed anche una prova su strada. Quindi ora non ci resta che aprirlo e andare a montarlo. Andiamo! Ed ecco quello che troviamo all'interno: tutta la ferramenta necessaria al montaggio e la staffa di supporto. Il libretto di istruzioni con il certificato di omologazione per il rumore. Se volete l'omologazione anche per le emissioni inquinanti, dovete acquistare il catalizzatore che viene venduto a parte. I collettori dotati di compensatore per le migliori prestazioni anche in bassi regimi, non perda in ripresa, il raccordo 3 in 1 e la cassa di risonanza. Questa serve per ridurre leggermente il rumore, ma sentirete dopo. Questo raccordo ed infine il terminale di scarico, che è bellissimo, le saldature sono veramente fatte bene e soprattutto è un canone dritto, quindi non riesco a capire come abbiano potuto tenere l'omologazione, ma ce l'hanno fatta, tant'è che è stampigliata qui sotto. MIV dichiara per questo impianto di scarico un incremento di ben 10 cavalli e 6,72 metri di coppia, che è la cosa più importante. Inoltre c'è una riduzione del peso di 3,5 kg rispetto all'originale. Questo ne pesa in tutto 5 kg contro gli 8,5 di quello di serie, a tutto vantaggio dell'agilità e del piacere di guida. E adesso ci divertiamo. È consigliato sostituire anche le guarnizioni in rame che vanno fra il motore e i collettori. Andate in concessionaria, le prendete nuove, costano 10-15 euro circa e fate un bel lavoro. Non tirate mai completamente le viti finché non avete finito di assemblare tutto, altrimenti poi dovreste smontarle per allentarle, scusatemi. Per riuscire poi ad adeguare tutto alla posizione corretta, quindi puntatele solamente, le tiriamo alla fine. Ok, a questo punto sia i collettori che il 3 in 1 l'abbiamo fissato, l'abbiamo appoggiato. Adesso lavoriamo sulla pancia, sulla cassa di risonanza. All'interno della cassa di risonanza potete mettere o il catalizzatore o questo rompifiamma, serve per ridurre in parte il rumore. E io ho pensato che questo l'ho detto. Usate della pasta di rame per le guarnizioni e anche tra un elemento e l'altro, in modo da evitare il grippaggio di metallo sul metallo. È comunque comoda perché vi aiuta a far scivolare meglio gli elementi tra di loro. Andiamo ora a posizionare l'ultimo raccordo. Ed infine monteremo il terminale, come potete vedere, aperto. Ora, dopo aver fissato grossolanamente tutto, controllate, datevi un'occhiata precisa per vedere che sono a posto, si cominciano a tirare i dadi e a mettere le mollette. MIV, acronimo di Metal Industria Valvibrata, nasce nel 1969 in provincia di Teramo e grazie ai suoi 50 anni di esperienza,
è riuscito a creare questo. Ed eccoci quindi arrivati al momento delle conclusioni finali. Ho provato questo scarico per poco tempo, purtroppo, per via del tempo che non ci è particolarmente favorevole, ma le prime impressioni sono state veramente molto molto positive. Si sente che c'è qualcosa in più, una differenza rispetto allo scarico precedente che montavo. Questo sicuramente è dovuto al fatto di avere il collettore molto più lungo e lo scarico laterale, che permette comunque al motore di non perdere di potenza ai bassi regimi e quindi è molto molto più pronto e scattante. Ed inoltre il fatto di averlo qui in parte è al suo perché comunque si riesce a sentire molto bene il sound anche durante la guida, pur col casco e quant'altro, quindi devo dire che è un prodotto veramente consigliatissimo. Volevo quindi ringraziare in particolar modo Danilo e tutto lo staff di MIV per questa grandissima opportunità che mi è stata concessa, e ringraziare anche tutti i ragazzi del mio gruppo per il supporto che ho avuto da parte di tutti. Spero che questo video possa essere utile a qualcuno che è in dubbio sulla scelta dello scarico da montare sulla propria moto. Vi aspetto nel nostro gruppo dedicato alla 09. Spero che questo sia il primo di una serie di video riguardanti il mondo della 09 e delle due ruote in generale. Ciao! E questo è il risultato finale. Ora non ci resta che andare a montarlo su di lei. Vedete com'è.